Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospoiler 07. Siamo qui con le pagelle del GP del Bahrain, prima prova ufficiale, primo Gran Premio ufficiale del Mondiale 2021 di Formula 1, ragazzi. Gran Premio che ha visto Lewis Hamilton trionfare a discapito di Verstappen, che sicuramente meritava più di lui, per un'ingenuità, secondo me, del team, sia di strategia per quanto riguarda i treni di gomme, sia per quanto riguarda appunto l'errore finale, perché secondo me potevi lasciarlo andare Verstappen, poi nel caso gli davano la penalità, ma intanto non lasciavi andare Verstappen che ha fatto la pole position. Weekend da urlo. Inutile dire la Red Bull era superiore, ragazzi. La Red Bull era superiore. Sto gran paio di cazzi, ragazzi. Sto gran paio di cazzi. La Red Bull era superiore. Perché la Red Bull è sempre stata inferiore alla Mercedes. È stato Verstappen a portarla al limite. Se la Red Bull era superiore, uno che comunque è definito un gran pilota come Perez riusciva a stare almeno a mezzo decimo al giro da Verstappen. No, Verstappen gli dava un secondo, ragazzi. Poi chapeau a Perez, però Verstappen driver of day per me a mani basse. Inutile dire la Red Bull era superiore. La Mercedes forse ha qualche problema, ma superiore c'era Verstappen, non la Red Bull. Hamilton comunque gestisce perfettamente la gara, si porta a casa un 8. Alla fine, se quelli della Red Bull sono coglioni, non è colpa sua, lui non ha colpe. E dunque portò a casa un 8 comunque meritato perché, come sempre, strae fuori il cornino dal cilindro. L'ha fatto sia in qualifica, l'ha fatto anche in gara. Comunque, un super Lewis Hamilton che un 8 a casa lo porta. Il suo compagno di squadra a gara un po' opaca, come sempre, gli sbagliano le strategie, si imbrogliano i cambi gomme al box. Quindi, veramente drogati quella della Mercedes, ma solo con Bottas, con Hamilton mai. Il che mi lascia desiderare, ragazzi. Mi lascia veramente pensare. Mi lascia pensare perché fanno sempre gli errori con Bottas. Bottas non ha un'eternità per battere Hamilton, l'ha detto lui stesso. Certo è che però non è neanche favorito dal team. Certo che se avesse fatto secondi e terzi staremmo parlando di un Bottas che ha 3 punti da Hamilton, invece si trova a 9 punti, quindi già 6 punti virtualmente, diciamo, li ha persi, almeno per me. 5,5 per Sainz, errore in qualifica, errore in partenza, ha fatto un paio di errori. Lo perdono perché era la sua prima gara in Ferrari. Comunque il minimo indispensabile l'ha portato a casa. Il minimo indispensabile sarebbe stare dietro almeno a Mercedes, Red Bull e McLaren. Comunque stato davanti a tutti gli altri che comunque correvano un altro sport, perché la Ferrari era superiore alla Alpine, era superiore alla Aston Martin, inferiore solo a Ferrari, inferiore solo a Red Bull e Mercedes. Pensare che Leclerc è riuscito a tenere testa a Perez, che pure è partito dalla pit lane, quindi ha fatto anche un'ottima prova. Leclerc che estrae fuori il cornino dal cilindro in qualifica, battendo entrambe le due McLaren, battendo anche l'Alfa Tauri di Gasly, che forse in qualifica ne aveva più della Ferrari. Poi è andato molto bene l'Alfa Tauri sul giro secco, poi si è un po' ridimensionata in gara con l'errore appunto proprio di Pierre Gasly. Gara da 9 per Lando Norris, ragazzi. Non gli do il driver of day perché è stato strepitoso anche quello che ha fatto Verstappen, però Lando Norris ha dato 20 secondi a Ricciardo e se non l'ha notato, ok che Ricciardo era la prima gara in McLaren, ma si chiama pur sempre Daniel Ricciardo, ragazzi, che gli ha dato anche un decimo in qualifica. Quindi veramente un super super Lando Norris, pilota molto molto sottovalutato secondo me. Sarà il futuro della McLaren, sempre se la McLaren andrà avanti, perché sennò potrebbe anche essere l'erede di Hamilton in Mercedes. 6,5 per Ricciardo, che riesce a battere il compagno di squadra in qualifica, non è cosa da poco. Sappiamo che Norris spesso era più forte di Sainz in qualifica. Comunque si prende un 6,5 Daniel Ricciardo perché ha fatto comunque una buona gara. Il minimo indispensabile lo ha fatto, porta a casa un buon settimo posto. Certo è che ne aveva molto meno rispetto a Leclerc, che ha fatto veramente una gara strepitosa. Quindi chapeau per Leclerc, che ha fatto veramente una gran gara. Come sempre, strae fuori il cornino dal cilindro. E se una gara dove la Ferrari poteva fare settimo, riesce a battere Ricciardo e anche il compagno di squadra, tenendo testa appunto a Norris. 7,5 oltre che per Leclerc, anche per Antonio Giovinazzi. Ragazzi, Giovinazzi che ha fatto una bella gara, purtroppo gli hanno sbagliato quel pit stop, perché sennò sarebbe sicuramente andato a punti. Con quel pit stop ha perso circa 10 secondi. Virtualmente, se andiamo ad aggiungere anche solo 8, non 10 secondi, Giovinazzi avrebbe fatto un nono. Quindi davanti all'Aston Martin di Stroll, davanti al compagno di squadra e davanti anche a Yuki Tsunoda. 2 per Mazepin, si gira 3 volte se non nel Q1, si gira in gara dopo poche curve, deve imparare forse a gestire meglio la vettura, però veramente pessimo il lavoro finora fatto da Mazepin. Ho messo la foto dove sta con la Formula 2 proprio perché sembra ancora in Formula 2, è bello bellocce le mamme, abituati alla Formula 1 perché sennò qua finisce che non fai manco un punto. È vero che di certo la scuderia non ti aiuta, la Haas è veramente inguidabile quest'anno, ragazzi, mamma mia, ma che schifo di macchina hanno fatto. Per quanto riguarda Sergio Perez, comunque confido in lui, gli do un buon 7, ragazzi, perché non è, comunque si è dimostrato superiore a Gasly e Albon, almeno questo sì. Poi certo di essere inferiore a Verstappen, la macchina è nata su Verstappen, Verstappen è un fenomeno, Verstappen è 6 anni che sta alla Red Bull, quindi ci sta veramente tantissimo
che Verstappen gli dia mezzo secondo al giro. Però insomma, Sergio Perez, ragazzi, ha fatto una bella gara, una bella rimonta, il solito animale da gara. Certo è che se ci fosse stata la vettura del 2018 con Daniel Ricciardo al suo posto, avrebbe fatto indubbiamente quarto posto e sarebbe andato a prendere anche Norris. Però comunque l'importante è che abbia fatto meglio di Gasly e Albon, meglio di Gasly, perché Gasly era rimonto una settimana, fare meglio di Albon per quanto riguarda invece il passo gara. 7 invece per Alfa Romeo, che ha migliorato costantemente la macchina. Gli avrei dato anche 7 e mezzo, non fosse per il disastro, diciamo così. Gli avrei dato anche 7 e mezzo se non fosse per il disastro al pit stop di Giovinazzi, che gli ha impedito di fare il suo primo punto. Avrebbe dato sicuramente molto molto fiducia al pilota italiano, però comunque un 7 a casa se lo portano, così come la McLaren. Passo avanti enorme ancora per la scuderia della McLaren. Sono 4 anni consecutivi che fanno passi avanti, ragazzi, dall'avere dal 2017 una macchina con la Honda che si ritirava ogni gara, motore inaffidabile. 2018 fanno 50 punti con Fernando Alonso, 2019 arrivano quarti nel campionato costruttori dietro i top team, e nel 2020 lui si riescono anche a fare terzo posto. Quindi veramente una super McLaren, l'obiettivo è riconfermarsi terza posizione in campionato. Vedremo, secondo me se la giocheranno con la Ferrari, che ottiene un 6 e mezzo. Comunque sono migliorate rispetto all'anno scorso, sono migliorate sul giro secco, sono migliorate sul passo gara, sono migliorate sull'efficienza del motore, sono migliorate su pit stop, sono migliorate praticamente su tutto. Non voglio esagerare col voto, perché alla fine portiamo a casa un sesto, un ottavo posto, niente di che, ragazzi. Però intanto è un'ottima base da cui ripartire. Valuterò meglio le prossime gare, vedremo se la Ferrari sarà costante in questi risultati. Ce la dobbiamo giocare con la McLaren per il terzo posto, perché si vede chiaramente che Aston Martin e Alpine, come da me pronosticato prima del campionato, ragazzi, sono inferiori. 6 per la Red Bull, avrei dato 9 per come avevano messo in pista la macchina, sono migliorati tanto, hanno ridotto se non hanno annullato il gap con la Mercedes, almeno per quanto riguarda quest'anno. Però insomma hanno fatto veramente errori su errori, nel Q2 a rimanere Perez dentro, hanno fatto errori, hanno appiedato Perez in pit lane l'avvio, hanno sbagliato la strategia Verstappen, hanno sbagliato a dire a Verstappen, quindi nel complesso gli do 3 per questi errori di strategia e 9 per come hanno fatto la macchina, quindi in totale diciamo come media va 6. 5 per la Mercedes, ragazzi, cosa vogliamo dire? Una squadra che fa il giro veloce, fa la vittoria, alla fine quello che conta non sono le pole ma i punti che fa in campionato, ragazzi. Puoi sempre fare pole, che se poi in gara ti ritiri so cazzi, o se sbagli la strategia so cazzi. Sì, certo, fortunati quanto vogliamo, hanno fatto comunque un'ottima strategia, però c'è da dire che, ragazzi, rispetto all'anno scorso, dove partivano? Da una base di partenza dove dominavano ogni gara, e se la ritorna a vincere solo per l'aiuto della FIA, ragazzi, perché sennò la Verstappen la vinceva questa. E FIA infatti voto 0 perché Hamilton è andato lungo 20 volte a quella curva, e non si sa perché neanche la Red Bull gli abbia ridato la posizione. Però non si capiva perché molti piloti dicevano ma si può andare, ma non si può andare, cioè nei team radio, ragazzi, i piloti, non stiamo parlando di noi da casa che non capiamo un cazzo, ma parlo dei piloti. Quindi per questo la FIA deve migliorare un regolamento troppo rigoroso, anche perché lì bastava aggiungere un peletto di ghiaia, secondo me, anche se queste cose non le decide solo unicamente la FIA. Però intanto gli do voto 0. Detto questo, ragazzi, il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto dimmi da lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, in descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monosport07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.